Ciao ragazzi e ben ritrovati. Finalmente dopo qualche settimana sono riuscito a portarmi qui a casa tutto l'occorrente per registrare video, perché a causa appunto della zona rossa ho dovuto chiudere lo studio. Ma come promesso nelle storie di Instagram ho creato 10 preset gratuiti per Lightroom e li ho studiati per diverse situazioni: foto diurne, foto selfie, foto ritratti fatti in casa o semplicemente foto notturne fatte in giro per la città. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo scaricarci l'app. L'app si chiama Lightroom. Una volta scaricata e aprite la vostra app, quello che dovete fare, dovete semplicemente creare un account Adobe, quindi mettere la vostra email e mettere una password che non dovete assolutamente dimenticare. Una volta scaricata l'app, la apriamo. Questa è l'app di Lightroom. Quello che dobbiamo fare, la prima cosa, è importare le foto sulle quali dobbiamo applicare i filtri. Quindi andiamo qui in basso a destra sul simbolo più e andiamo ad aggiungere delle foto. Ok, io ne ho alcune, le importo. Perfetto, una volta importate le foto andiamo su tutte le foto e cerchiamo le foto che abbiamo importato. Perfetto, adesso abbiamo aperto la nostra foto, l'abbiamo importata correttamente. Adesso torniamo indietro. Quello che dobbiamo fare è aggiungere i preset che ho creato per voi al vostro Lightroom. In descrizione nel video c'è il link che vi porta al mio sito. Nella parte sottostante del sito troviamo tutti i link che ci occorrono. Eccoci qua, ci troviamo sul sito. Inoltre poi tutto quello che sto dicendo è anche scritto brevemente in questo articolo che c'è pubblicato. Andiamo nella parte sottostante e vediamo dove c'è scritto download 10 preset gratuiti Lightroom Mobile facile da installare. Troviamo questi 10 che ho creato, ho messo anche dei nomi. Quello che dobbiamo fare uno alla volta è aggiungerli, quindi andiamo sul primo, Modern Vacation, ci clicchiamo sopra, vediamo, si apre la nostra app di Lightroom. Adesso che si è aperto, Lightroom vi farà vedere in loop tutti i passaggi che io ho fatto per modificare le foto. Questo non vi interessa, ma se volete andare a spulciare per capire quello che ho fatto, basta andare su modifiche e appunto andare verso il basso scorrendo col pollice e Lightroom mi fa vedere tutte le modifiche che ho fatto. Ovviamente questa è una cosa più da nerd, ma se vuoi semplicemente salvarti il filtro non devi fare nient'altro che andare o pigiare qui sul tasto salva come predefinito o cliccando in alto a destra su questi tre puntini salva predefinito. Inoltre dove ci sono sempre in alto a destra questi tre puntini, sulla I di informazione troviamo una descrizione del filtro che io ho inserito in modo tale che voi sapete quando utilizzare questi preset. Adesso andando a salvare questo preset, io adesso gli cambio nome perché già ce li ho salvati, ma per farvi vedere a voi, giusto per trovare subito il filtro, lo chiamo in questo modo. Quindi voi questo procedimento non lo dovete fare. Potete scegliere anche un gruppo, potete anche creare un nuovo gruppo predefinito, dargli un mio nome, non so, ad esempio image. Perfetto, confermiamo con il simbolino in alto a destra. Perfetto, è stato aggiunto. Adesso quello che dobbiamo fare è andare di nuovo nel nostro amato Lightroom. Ecco qua, torniamo indietro. Perfetto, apriamo la foto, abbiamo detto questa qua. Quello che dobbiamo fare è scorrere nella parte sottostante dello schermo verso destra fino a che non troviamo la voce predefiniti. Ok, dove c'è Jenny 1 andiamo a cliccare e andiamoci a selezionare quel gruppo di predefiniti che abbiamo creato precedentemente, Image, l'abbiamo chiamato Modern Vacation. Eccolo qua, questo è uno dei filtri che ho applicato, ma andiamo a scaricarne degli altri. Ad esempio mettiamo Day One, voi ovviamente li provate tutti insieme, vi andate a leggere le descrizioni e li provate. Day One, vado direttamente a fare salva perché non voglio vedere le altre cose. Me le salvo nella cartella nome predefinito Day One Gennaro Mazzacane, gruppo predefinito, abbiamo detto image. Ok, perfetto, fatto questo ritorniamo in Lightroom. Già da qui dobbiamo tornare indietro, riaprire la nostra foto. Ecco, questo è il filtro che abbiamo applicato prima, quindi se ci vogliamo cambiare filtro andiamo su versioni, facciamo originale, applica,
quindi siamo ritornati alle impostazioni della foto originale. Quindi rivado su predefiniti e ci andiamo ad applicare Day One. Ecco fatto, questo è un altro filtro. Inoltre, una volta applicato, lo possiamo andare ulteriormente a regolare. Se qualcosa insomma non vi convince, possiamo andare ad agire sui resti dei parametri, contrasto, esposizione, luci, ombre, eccetera eccetera eccetera. Velocemente vi voglio spiegare quali sono gli altri filtri, in modo tale che quando andate ad applicarli, applicate in modo corretto. Allora, Modern Vacation è quello generico, quello che utilizzo anch'io generalmente, va bene ovunque. Teal and Orange è consigliato per foto notturne, in foto dove ci sono dominanze gialle e blu, ad esempio di notte. Poi Blue Hour Urban, anche questo è un filtro che vi consiglio di utilizzare di notte. Portrait Indoor Vintage, e io questo l'ho creato a casa mia, quindi quando faccio le foto a me e a mio figlio utilizzo questo filtro qua. Poi c'è un'altra tonalità di Portrait Hot Light Vintage Selfie. Mi sono fatto un selfie e mi sono creato un preset, è simile a quello precedente ma le tonalità sono leggermente diverse. Poi ho creato un bianco e nero per i ritratti, che funziona meglio quando c'è una forte luce dietro alle spalle dei soggetti. Poi c'è un altro Daily Portrait Home, Daily Vintage One, sempre per vari contesti, un filtro molto leggero. Poi c'è Day One e Day Two, che sono due filtri da utilizzare quando fate foto paesaggistiche in pieno giorno, con una luce anche bella forte, quindi serve per vivacizzare un pochettino tutto il contesto del cielo e delle tonalità dei gialli, quindi dell'erba e del verde in generale. Per oggi abbiamo finito. Utilizzate questi preset, utilizzate anche l'hashtag concetti fotografici, o meglio, se andate sul gruppo di Facebook che si chiama appunto concetti fotografici, potete postare lì il risultato delle vostre foto con questi filtri, in modo tale che poi possiamo ammirare e vedere che cosa avete combinato. Per oggi è tutto, io vi saluto e ancora una volta ricorda di iscriverti al canale e di attivare la notifica. Ciao!